Ragazzi, è una cosa così terribile. Non volevo dirvelo, ma devo dirvelo. Era una così brava persona. Mi è stata vicina in tanti bei momenti. Questa piccola M50, ecco, la vedete scomparire. Si allontana. Il suo funerale. Però, effettivamente, oltre a questo funerale, ci sono anche 4 annunci. Si sono qui in Canon per queste novità, queste 2 nuove fotocamere. La IPS-C cambia, la baionetta praticamente M muore, questo sarebbe il funerale, ma in realtà la baionetta RF si espande ancora di più, anche per i sensori piccolini, la IPS-C. Quindi abbiamo nelle mie mani la R10, che è piccina in tutti i sensi, e abbiamo la R7, che è una IPS-C rivolta anche ai professionisti. Ma come sempre andiamo a vederle più da vicino. Ed eccole qui letteralmente davanti le mie mani le 2, la piccolina che sarebbe appunto l'R10 e la sorella più grande che sono l'R7, rispettivamente se parliamo praticamente di risoluzione 24 megapixel e 32 megapixel. Lei è piccolina davvero, ha l'ottica collassabile, questo appunto 18-45 mm che effettivamente la rende molto simile alla sua nonnina, si fa per dire, M50. Ve le faccio vedere affiancate e vedete che come dimensioni, ma anche come peso e sensazione, sono molto confrontabili. L'R10 confrontato con l'M50 si impugna nettamente meglio. L'impugnatura è più pronunciata e per me che ho le manone effettivamente mi cade nettamente meglio in mano. L'ottica è noi collassabile, perde un po' di luminosità perché sarebbe evidente un 4563. Va un po' meglio per quest'altra ottica, il 18-150, che praticamente siamo 3,5 ma sempre 6,3. E ricordiamoci che il sensore che adesso vi faccio sbirciare un attimo è il classico APS-C di Canon, che vuol dire che in realtà il fattore di moltiplicazione è 1,6, quindi il 18 mm diventa quasi un 29 mm. Ma guardate quant'è cicciotta la baionetta rispetto al sensore, quindi tutte le ottiche RF, tipo il 50 mm 1.2, possiamo andarle a mettere direttamente qui senza alcun problema. E questa è la potenzialità, l'interesse di avere un'unica baglietta a disposizione. Più interessante sull'R7, qui faccio vedere, ma la differenza è leggerissima, dovreste vedere il sensore che un pochettino balla, perché qui non c'è l'IBIS, qui c'è e viene dichiarato capace di arrivare fino a 8 stop. Quindi effettivamente è molto interessante, però l'R7 è decisamente più cicciotta e importante. Il suo essere cicciotta ci permette di avere comunque un doppio slot per scheda di memoria, mentre sulla R10 si trova un solo slot e la posizione non comodissima, cioè quella sotto accanto alla batteria. È cicciotta anche perché magari ha più connessioni a disposizione, infatti qui abbiamo l'HDMI di quello tipo piccolo, l'USB tipo C che permette sia di alimentarla sia di caricarla, ingresso microfono, uscita cuffie e telecomando. Sull'R10 vedete che sono un po' di meno, non c'è l'uscita cuffie, ma comunque qui abbiamo l'USB tipo C sia per la ricarica sia per utilizzarla, per alimentarla sia per le live fatte in vari modi. La cosa importante è che molta della tecnologia qui dentro è ereditata direttamente dal R3. L'autofocus in particolare mi ha colpito. Facendo delle riprese degli atleti di capoeira si vedeva praticamente che il fuoco messo praticamente su uno soggetti che fece le capriole veniva tenuto anche quando si girava di schiena. Questa è una tecnologia effettivamente il dual pixel AF con il deep learning, questo apprendimento profondo che permette di andare a seguire tutti quelli che sono i soggetti. Sul punto di vista del video, entrambi sono capaci di fare 4K 30 senza crop. Lei permette di farlo, ovviamente parlo dell'R7, anche a 60p. Quello interessante è che non c'è nessun limite di registrazione. In realtà sì c'è, il limite sarebbe 6 ore, però insomma voglio vedere chi fa una registrazione di 6 ore consecutive. Vai a sbattere prima con la scheda di memoria oppure con quella che è la batteria. Entrambi hanno un ottimo mirino elettronico da 2,36 megapixel ereditato da quella che è l'R6 e hanno il monitor sulla piccolina da 1 megapixel e sulla grandina da 1,6. Peccato che sì, è touch, sì, è comodissimo da utilizzarlo per tutte quelle che sono le sue funzioni. Vi faccio vedere anche il classico quick menu con cui andare a impostare, non so, quello che bilancia dentro il bianco. È completamente orientabile, ma mannaggia quanto è piccolino. È 3 pollici sia per l'R10
sia per quella praticamente che è l'R7. Vi faccio vedere accesa anche lei. Lei ha anche un'interfaccia leggermente differente. Caratteristica di avere sempre il selettore distinto, quello per spento, acceso, modalità foto e direttamente passare in quella che è la modalità video, ma quello che è interessante è anche quella che è la plancia comandi sul retro. Se prendiamo la piccina, ha una cosa che apprezzo particolarmente, sperando che non mi sto facendo ombra, ovvero il joystick a portata di pollice. Quindi il punto messo a fuoco, lo state vedendo, ce lo spostiamo con grande comodità. Qua c'è una soluzione ancora più particolare, ovvero la ghiera e il joystick sono nella stessa posizione. Di primo impatto mi sembrava un po' strano, ma in realtà è molto comodo, perché io in pugno tengo il pollice qui ed è tutto a portata di mano. Poi per me, vi sto anche mostrando una serie di scatti e risultati che ero abituato con l'M50 utilizzando la nuova fotocamera di viaggio, mi sono trovato a mio agio. La struttura dei menu, l'interfaccia insomma è da classica Canon. Certo, su questa R7 c'è tanta birra, c'è tanta potenza e si nota, però anche lei ragazzi effettivamente, se non fosse per la magagna, per me la mancanza dell'Ibis, insomma si comporta davvero molto bene. Ma è giunto il momento di passare alle conclusioni. Ovviamente ragazzi, queste sono soltanto le prime impressioni, una prima presa di contatto. Sono macchine che per me, che utilizzavo sempre la M50, vi ricordo che mi sta riprendendo, effettivamente sono trovato a casa, tutto funziona come dovrebbe, anche con le dovute limitazioni date da delle ottiche non eccezionali. Prima vi ho mostrato delle foto che quando l'ottica era giusta il discorso cambia, ma vorrete sapere, ok, quando saranno disponibili e quanto costano. Come disponibilità a luglio, quindi ci aspettare ancora un paio di mesi, mentre i prezzi, e qui leggo per non sbagliarmi, allora partiamo dalla piccolina, l'R10. L'R10 solo corpo costerà 1.029 euro, vi inclusa, poi si troveranno sempre gli sconti. Se la prendiamo con le ottiche, tipo con questo piccolissimo, il 15-45 costerà 1.149, mentre la sorella maggiore, lei costerà 1.569, se presa con l'ottica, questa più importante, il 18-150, costerà 1.979, mentre le ottiche prese da solo, il 18-45 costerà 369 euro e il 18-150 599 euro. Ma il mio consiglio ragazzi, anche la mia speranza, è di vedere cosa tirerà fuori Canon, perché secondo me tirerà fuori delle ottiche sempre compatte e leggere dedicate alle APS-C. Nulla toglie però di prendere il 2870 F2, per me è il santo graal tuttofare di Canon su baionetta RF, e metterla qui. Davvero diventano macchine adatte sia agli amatori che ai professionisti. Come sempre grazie per avermi seguito fin qui, ciao a tutti ragazzi e al prossimo video.